Signori e signore, buonasera, benvenuti alla Palestra Cavina. Stasera assisteremo alla gara dell'undicesima giornata di ritorno del campionato italiano di serie A Gold maschile. In campo per noi il Carpi. E la Pallamano Romagna. Per il Carpi, in campo per noi, con il numero 2, Monzani Alex. Con il numero 4, Meiri Hayub. Con il numero 6, Serafini Samuele. Con il numero 7, Soria Daniele. Con il numero 9, Carabulea Sebastian. Con il numero 10, Casa Kresnik. Con il numero 11, Coppola Alex. Con il numero 12, I Frey Selmi. Con il numero 18, I Frey Samam. Con il numero 19, Dall'Oglio Enrico. Con il numero 29, il capitano Beltrami Marco. Con il numero 30, Sortino Gabriele. Con il numero 94, Ceccarini Francesco. Allenatore, il signor Davide Serafini. Per la Pallamano Romagna, in campo per noi stasera con il numero 4, Amaroli Cristian. Con il numero 6, Albertini Tommaso. Con il numero 7, Mazzanti Gregorio. Con il numero 8, Chiarini Dario. Con il numero 9, Ceroni Rinaldo. Con il numero 10, Essam Mohamed. Con il numero 11, Gollini Filippo. Con il numero 12, il capitano Tassinari Fabrizio. Con il numero 13, lo Cicero Claudio. Con il numero 14, Tondini Luca. Con il numero 15, Rotaru Alex. Con il numero 16, Redelli Martino. Con il numero 18, Di Domenico Martin. Con il numero 23, Zavagli Mattia. Con il numero 64, Lombes Birkenauer Adrian Leonard. Con il numero 88, Antic Ivan. Allenatore, il signor Melis Mattia. Dirigono la partita i signori Passeri e Rinaldi. Signori e signori, buon divertimento. Buonasera, buonasera a tutti. Da Carlo Dall'Aglio, Carlone Magno Production, qua alla Palacavina di Imola, undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A Gold maschile di pallamano, un derby che non è mai stato solo un derby sul campo, perché ha grandissimi ricordi quello tra Romagna e Carpi. Quest'anno questo derby vale poco a livello di classifica verso l'alto, diciamo, ma è un buon avvicinamento ai play-out che entrambe le squadre molto probabilmente dovranno disputare. Un benvenuto al mio compagno d'avventura in cabina di commento, Pierangelo Chiarini, bentornato. Grazie, al commento della partita. Come dovrà affrontare, partiamo subito prima del tiro d'inizio, come dovrà affrontare questa partita in Romagna? Con la massima determinazione, perché è una partita che è alla loro portata dal mio punto di vista, e quindi niente, bisogna che rimangano sul pezzo per tutti i 60 minuti dell'incontro. Ora le squadre si stanno avvicinando. Si stanno avvicinando al centrocampo. Diversi gli elementi importanti del Carpi.
come il veterano Marco Beltrami, il capitano, dall'altra parte il capitano Fabrizio Tassinari, gli unici due reduci delle grandi sfide delle semifinali che portarono alle semifinali scudetto 8 e 9 anni fa. Prima palla per il Carpi, che può attaccare. Maglia nera con rifiniture bianche per la squadra di Davide Serafine, che può attaccare con Ayub Meiri, con Kresnik Casa, che è uno dei principali e migliori giocatori. Primo cannoniere Coppola. Intanto c'è la parata. La parata di Adrian Lombes, che torna tra i pali da titolare, antici in velocità. Rotaru Massanti fa ritornare sulla tre quarti campo, Antic gestisce. Attacco degli arancio blu, privi ancora di Victor Alonso. Sta facendo dei controlli medici da verificare la sua condizione fisica, che è davvero molto importante per la squadra di coach Melis. 9 metri per Sam Massanti, Antic, Rotaru, il tiro, ma c'è la palla concessa al Carpi con Casa che attacca. Coppola, Antic su Coppola. Vediamo l'attacco dei carpigiani. Alex Coppola, uno dei principali marcatori dell'intero campionato. Ora Casa il tiro. Lombè non può niente. 1-0 dopo 2 minuti e 15. Secondo possesso della Romagna. Massanti, palla arrivanti, che palleggia. Gestiscono i terzini, in questo momento non stanno spingendo. Vediamo la palla per Massanti, Antic, ora provano a aggredire la difesa. Deve rientrare Di Domenico. Oh, bello. Ivan Antic, che si sblocca subito. Bel doppio appoggio. Bel movimento ora dall'altra parte, a proposito di bei movimenti, quello di Alex Coppola. 2-1 immediato, 3 minuti di gioco. Antic segna, ma c'è, vediamo, segna, ma c'è il fallo. Ammonizione al numero 11. A Alex Coppola, cartellino giallo, la palla era entrata dopo il fischio arbitrale, quindi di nuovo Antic costruisce con Rotaru. Ora sulla versante di sinistro si alza. Antic, ma c'è Haifrey che para. Ora il tiro e la parata dall'altra parte di Rombes. I portieri hanno fatto subito capire che vogliono essere protagonisti oggi. Esatto, esattamente. Già con un paio di interventi a testa. Ora Ayub Meiri cambia con Beltrami. Coppola, Casa prova al varco, la palla arriva all'ala, ma esce. Il tiro di Ceccarini dall'altra parte va fino in fondo.
e segna Gregorio Mazzanti. Un pareggio dopo 4 minuti e 50. 2-2. Bel gol in rimesso veloce. Ora cerca di gestire la squadra di Serafini. Con il duo di talento puro Casa Coppola. Ora c'è l'infrazione. Giusto. Poi la palla non viene lasciata nel punto giusto. L'arbitro lascia correre. Fa rimettere a Lombes. Antic in attacco, viene fermato ora Mazzanti. Antic viene ancora fermato, senza Victor Alonso ovviamente gli avversari puntano molto a difendere duro su Antic. Sì, certamente il forfè di Alonso in queste partite aveva fatto vedere che tipo di giocatore era, e quindi era una pedina importante. E sicuramente bello questo Marti Di Domenico porta in vantaggio Romani. Contropiede veloce ora di Amaroli, che va solo e segna il 4-2. Dopo 6 minuti e 30, una fiammata del Romagna, due gol in pochi secondi. Dalle due ali Di Domenico e Amaroli. Ora prova a velocizzare i carpi. La palla arriva Sortino, la parata, la palla entra con un bel movimento di Sortino. Dall'altra parte c'è il fallo. 9 metri per il Romagna. 7-15 giocati, 4-3 punteggio. Rotavo. Mazzanti, scambiano i due insieme ad Antic, cioè esce anche Sam Darmanforte. Mazzanti ora prova ad aggredire la difesa, Rotaro viene fermato, Mazzanti non riescono a trovare il tempo e lo spazio per il tiro. Ora c'è la fischiata di un'infrazione del Romagna. Coppola dall'altra parte, va al tiro, la parata di Lombes. Rotaru con la palla in mano lancia subito Antic in contropiede, perde la palla, poi con un tuffo cerca di recuperarla. C'è un po' di caos in campo. Ora vediamo il contropiede, il pallonetto, la palla esce. Il pallonetto di Coppola, la palla è uscita in diagonale, ha sorpassato sì Lombes, ma la palla non ha trovato lo specchio della porta, quindi sempre 4-3, 8 minuti e 30. Terz'ultima partita del campionato di regular season. Ora Antic va a segnare. Bravo Ivan. Due reti personali, 5-3. Dicevamo, terz'ultima giornata in Romagna, dopo questa col Carpi giocherà a Siracusa il 1° aprile e chiuderà il 15 aprile contro Pressano qua alla Palestra Cavina. Si lamentano con l'arbitro per la palla, quindi probabilmente verrà sostituita o quantomeno asciugata. Sostituita. Direttamente sostituita per il momento. Può partire il capitano Marco Beltrami, che
gli appassionati si ricorderanno sicuramente, sempre nel Carpi e sempre grande avversario del Romagna, al tempo Romagna Handball, ora Pallamano Romagna, ma la storia è sempre quella. Ora casa, un tiro immediato, tiro la saracinesca, Adrian Lombesso, sorprende gli applausi della cabina. Accelera ora in Romagna, deve tornare indietro Di Domenico. Antic cerca il varco per Sam, due minuti. Trattenuto dal difensore. Per Alex Coppola, due minuti di esclusione e vediamo, ci sono anche i 7 metri. C'è la pulizia del campo intanto, 10 minuti sul cronometro. Ripartiranno con un 9 metri. 9 metri probabilmente. Perché sul fallo Sam non aveva ancora palla in mano, quindi è stato trattenuto prima di riuscire a raggiungere la palla, quindi sì. Giustamente l'arbitro concede la punizione dai 9 metri con il Romagna che si trova dopo 10 minuti sul 5-3 e con l'uomo in più. Quindi deve cercare di gestire al meglio questi 2 minuti di superiorità numerica. Antic. E Sam si trova libero. 6-3. 6-3 al decimo. Per il suo ingresso in campo Samuele Serafini, un altro giovane talento purissimo del Carpi. Cambia ora a casa, va al tiro, c'è la parata ma c'è anche la rete dopo la deviazione, la palla è entrata, quindi secondo gol per casa. Siamo anti. Infrazione, quindi la palla ancora per gli ospiti. Extra player per i bianconeri, cioè senza portiere e con la parità numerica dei giocatori di movimento. Di movimento, casa viene fermato da Sam. Chiede da distanza l'arbitro e i difensori. Ora casa, scambio con Serafini, finge il movimento di tiro. Meiri uguale, casa non arriva a raggiungere Beltrami, quindi può ripartire Romani. Accelera Mazzanti, la palla, il pallonetto e la rete splendida di Martin Di Domenico. Tre gol di vantaggio ancora per la Romagna, doppietta per Di Domenico. Tornata nel frattempo la parità numerica, Serafini finge il tiro, quello prende, ci mette la mano Adrian Lombes che non sta ancora perfettamente bene, ma sta già dimostrando di essere un grandissimo portiere, già con 4 interventi puliti decisivi e altre 2 buone parate in questi primi 13 minuti di partita. Ora scambiano i romagnoli con Mazzanti, Rotaru, Mazzanti, Antic in progressione, un gol spettacolare, grandissimo gol di Ivan Antic da Cineteca. E 2 minuti al difensore del Carpi perché è stato strattonato Ivan durante la conclusione. Quindi superiorità numerica
Chiedo scusa, ma non ho visto il giocatore. Beltrami mi sembra sia stato. Beltrami, infatti non è in campo. Il capitano del Carpi, extra player per il Carpi, 8-4 il punteggio. Ci si sta avvicinando a metà del primo tempo. Meiri, Casa, strattonato e fermato da Essam. Gran bella difesa questa di Essam, che sta continuando a crescere anche lui dopo un avvio un po' titubante di stagione. Casa arma Serafini, allora Casa trova il varco, vediamo, tempo fermo, 2 minuti di esclusione per Mohamed Essam, mentre Casa segna la sua terza rete e sono 5 per Carpi, 8 per il Romagna. Francamente non ho capito bene quale sia stata l'infrazione commessa da Essam. Ora vediamo l'arbitro che ha fermato il tempo, entra in campo Rinaldo Ceroni, extra player questa volta per il Romagna. Rotaro sta giocando con l'uomo di movimento in più in questo momento in Romagna. La palla per Amaroli, Mazzanti finge l'imbucata, poi la palla arriva di Domenico, si infila sotto e c'è la terza rete di Martin Di Domenico, 9-5 a metà del primo tempo. Ora Casa, sortino, Amaroli commette fallo sui 9 metri. Sortino, Casa, Meiri va fino in fondo, in elevazione, non può fare nulla, Lombes. 9-6, 15-30 sul cronometro. Attacco Ranti, c'è la palla per Rinaldo Ceroni che in tuffo segna il 10-6 al 16° minuto e Romagna conduce 10-6. Campo anche Daniele Soria, intanto c'è il tiro fuori di Casa. E Romagna senza fretta deve ragionare. Ora che le squadre sono tornate a ranghi completi in campo, abbiamo passato la metà del primo tempo, Romagna conduce di 4. Ora attacca con Rotaro, cerca il varco, Mazzanti, Antici in grande velocità, Rotaro, Amaroli, la palla arriva di Domenico, dall'ala, dall'ala. La quarta rete di Martin Di Domenico. Tempo fermo. Ottimo impatto di Domenico sulla partita, direi. Al momento 4 tiri, 4 reti per l'ala sinistra del Romagna.
sono più 5 i padroni di casa che ora difendono su Serafini. Casa, Mary ancora a casa, va fino in fondo, para Lombesso, ma c'è anche il fallo, 9 metri con Daniele Soria pronto. Vediamo però che c'è il time out chiesto da coach Davide Serafini, 17:38 sul cronometro, Romagna 11, Carpi 6, Pierangelo Chiarini, un primo commento di questo inizio partita. Direi un inizio più che positivo, questi ragazzi, come dicevo all'inizio, se stanno sul pezzo ce l'hanno nelle corde la loro partita, e quindi per adesso stanno facendo bene, speriamo che mantengano questo standard. Uno standard che vede Di Domenico a rete a segno 4 volte, Antic 3, mentre dall'altra parte solo Kresnik Casa, Gioiello Carpigiano ad aver segnato più di una rete, nello specifico 3. Romagna totalmente a proprio agio sulla partita, con l'approccio mentale e fisico giusto. Giusto, con un Loms direi molto bene tra i pali in questo momento, quindi bene così. Non totalmente recuperato il problema al piede per il portiere francese, ma con il lavoro e l'aiuto medico anche del preparatore e della fisioterapista de Romagna è abile e arruolato per poter giocare, sta davvero facendo la differenza questa via di partita. Serafini ora a casa, la palla arriva a Sortino, il pallonetto molto preciso di Sortino che segna il secondo gol personale, 11-7. È stato bravo perché è rimasto in sospensione, ha aspettato che il portiere scendesse e poi gliel'ha messa morbida sopra la testa. Un bel movimento, sì, di Gabriele Sortino. Ora Rottaro rischia di perdere la palla nel passaggio con Mazzanti. Ora Antic viene fermato da due giocatori. Molto dipenderà per le sorti di questa partita anche dal movimento e dalla prestazione dei tre terzini. Ora Antic si eleva e dimostra di essere in partita totalmente con 4 reti, 12-7, 19 giocati. Ora a casa, la palla è per Soria, vediamo, 9 metri. Casa, buon pubblico qua al Palacavina, stanno seguendo le gesta dei propri giocatori. Ora casa con un ottimo movimento, riceve il fallo della difesa, in campo Tondini per aumentare i centimetri della difesa. Ora la palla arriva a Ceccarini. Vediamo i 2 minuti di esclusione Di Domenico, a Martin Di Domenico sul fallo a Ceccarini, credo. Sì, a Francesco Ceccarini. Quindi ora Kresnik casa dai 7 metri contro Adrian Lombes. Il tiro immediato senza finta. E c'è la quarta rete personale del talento carpigiano, 12-9 il punteggio. Venti minuti giocati, 12-9. Attacca ora
in campo Albertini all'ala destra, cambiano tutti i passaggi, c'è il fallo, vediamo i 9 metri per il Romagna. Vediamo un altro fischio, vediamo che arriva Fabiani, che è il commissario di campo, parla con l'arbitro, vediamo la decisione, che cosa ha segnalato il commissario di campo. Forse il punteggio, mi è sembrato di aver visto 12-9 prima, invece sì, 12-8. Infatti, era 11-8, infatti anch'io erroneamente ho detto 12-9, mi pareva sbagliato, ed era sbagliato. Ora Antic, il tiro immediato, sotto, splendido, sotto splendido il gol di 7, sotto il grosso dei pali, 13-8, ora il fallo su casa di Ceroni, 9 metri. Un gol assolutamente spettacolare, esce intanto Soria, rientra l'esperienza di Beltrami, zona pivot, prende subito sotto le grinfie Chiarini, ora intanto il tiro di Meiri, respinge col ginocchio l'home base, la palla arriva nell'altra metà campo dove c'è Sidney Eifrei che rilancia l'azione, la palla non è trattenuta, non è trattenuta dall'ala destra della Carpi e quindi in Romagna con l'uomo in meno. Passa indenne stavolta grazie alla parata di Loms. Più 5. Più 5 per il Romagna. Ora Rotaro, la palla arriva direttamente a Di Domenico che continua. No, lo Cicero ha fatto gol. Scusate, nella consuetudine. Claudio Lo Cicero, dall'altra parte, casa. Claudio Lo Cicero che torna in campo dopo parecchio tempo. Ora c'è il time out chiesto da Coach Medis che vede forse un po' di confusione in campo. Tra l'altro Lo Cicero torna al gol in un ruolo non consueto per lui, perché dalla posizione di ala, però è stato un bel gol. Esattamente, dall'ala in elevazione segna il 14-8, poi accorciato dalla rete di casa dall'altra parte, casa che è arrivato a quota 5, così come Ivan Antic, Di Domenico 4 e Sortino 2 sono quelli ad aver segnato più reti. 7 minuti e 45 alla fine del primo tempo, per Angelo De Romagna deve continuare soprattutto a gestire le azioni con calma, a cercare il tiro non forzato ma quando c'è lo spazio. Fino adesso direi che hanno costruito bene le azioni e finalizzato bene, quindi continuiamo così. Un Carpi invece dall'altra parte che si sta arroccando sulle spalle di Kresnik a casa. Si affida molto alle giocate di Cresi. Con Alex Coppola che è in realtà il miglior marcatore dei modenesi, al momento fermo a una rete. Ora attacca in Romagna con Antic sul più 5, Mazzanti, Antic e Rotaro. Esce Ceroni. Ora Rotaro centralmente, Mazzanti per Antic, palla veloce per Rotaro, Antic va in diagonale, viene fermato, Albertini si scambia per un attimo con Antic, ora Mazzanti, Rotaro, c'è il braccio alzato, deve accelerare Romagna, Mazzanti va fino in fondo e segna la rete di prepotenza, seconda rete
per Gregorio Massanti, 15-9. Ovviamente massimo vantaggio per i padroni di casa in partita a casa, in uno contro uno con Albertini. C'è tempo fermo, 23-23 sul cronometro, speriamo niente di grave per Kresnik casa. Che evidentemente è a posto, siccome sta andando dai 7 metri. Esatto. Uno scontro frontale con Antic e Albertini. Ora è davanti a Lombes. Finta e poi la rete. Sesta rete personale per il talento carpigiano, sempre più 5 per il Romagna. Ora Rotaru, la palla resta lì a terra, Antic trova lo spazio. Si poteva stare il doppio palleggio probabilmente. C'è stato il fallo fischiato dall'arbitro a favore del Romagna. Ora prova ad attaccare Antic. Il tiro questa volta l'ha ribattuta su lo Cicero. Attacca a casa in velocità centrale. Il tiro, la parata a due mani di Adrian Lombes. Tondini in attacco al posto di Massanti. 5 minuti e 20 secondi all'intervallo. Romagna più 5, palla in mano. Rotaru prova a centrarsi, la palla rimane lì per Ceroni, che però si fa parare dai Frey. Ora Coppola, Meiri, il tiro e la rete. Abbiamo pagato caro questo errore al tiro di Ceroni. Di Sebastian Carabulea, un altro giocatore che ha già tanta esperienza, avendo passato anche una stagione con Campus Italia. Ora Ivan Antic chiama lo schema dal più 6 al più 4 per i Romani. Ora Tondini prova ad andare, c'è il fallo, fischiata diversa dei due arbitri, uno fischia il fallo sul tiratore, l'altro fischia il fallo di sfondamento. Da quello che penso di aver capito, la palla viene data alla Carpi per il fallo di sfondamento di Tondini. Quindi Coppola, gestisce l'attacco con Meiri e poi con Casa. Bisogna chiaramente tenere sotto controllo la vena di Casa e Coppola. Moltissimo della capacità del Carpi di realizzare passa dalle loro mani. Ora un'azione in velocità tra Casa e Sortino, viene anticipata dalla difesa per fortuna del Romagna, che ha meno di 4 minuti, 3:40 per la precisione dall'intervallo, conduce di 4 e ha la palla in mano con Antic, Tondini, Albertini. Rotaru prova ad andare in profondità, c'è ancora il tiro e c'è la rete di Claudio Lo Cicero. Ora a casa subito Meiri, il tiro fuori di Carabulea. 16-11 il punteggio. Più 5, rientra intanto Essam. Antic chiama lo schema da metà campo. Tondini,
Bertini è frenato visivamente da Sortino. Rotaru prova l'accelerazione, il tiro, la rete di Alex Rotaru. Segna il 17-11, ora il tiro di Carabulea. La parata di Lombes, che è davvero determinante in questo primo tempo. Il Romagna segna tanto, vista la stagione che ha fatto finora, 17 reti. In un tempo non sono poche. Tantissimo, sì, rispetto alla media. E subisce molto molto poco, 11 reti finora a 2 minuti dall'intervallo. Quindi ottime cose per i tanti tifosi della Romagna arrivati alla cabina. Ora Antic non trova opposizione. 6 reti per lui. Molto bene un blocco di Assam dentro. Funzionano a meraviglia gli schemi offensivi del Romagna, che sta comandando di 7 sul Carpi. Manca 1 minuto e mezzo alla fine del primo tempo. Ora Coppola, casa Meiri, la palla ecco, rischia di perdere, poi la perde Ceccarini, poi quindi è consegnata al Romagna, che ha il possesso. Vediamo Victor Alonso che sta camminando nervosamente avanti e indietro nella bordo campo sulla tribuna a seguire i suoi compagni, totalmente partecipe della sua squadra. Ora a 50 secondi alla fine, Romagna gestisce. Sicuramente soffre più lui a stare in tribuna con gli altri che stanno giocando. Ora il tiro e la parata di Aifrey sullo Cicero. 40 secondi alla fine. Casa chiama calma, chiama lo schema, vuole il possesso, vuole un possesso da qui alla fine, il Carpi. Ora Coppola, 20 secondi, Meiri accelera, va fino in fondo, viene parato il tiro da Lombes, ma c'è i 9 metri la punizione, 10 secondi ora, Casa, 8 secondi, si alza, viene fermato da Tondini, 4 secondi, ancora Casa in tiro, la deviazione, para Lombes, non poteva essere diversamente la chiusura di questo tempo con Lombes totalmente padrone della partita, con solo 11 reti incassate, un'infinità di parate. Pierangelo Chiarini. Più 7 alla fine del primo tempo, che credo sia la prima volta in stagione che capita di chiudere un tempo con questo attivo. Lo direi bene, perché i ragazzi hanno merito dei ragazzi che hanno interpretato bene la partita e hanno giocato secondo me con la testa, hanno ragionato bene sull'attacco, hanno fatto le scelte giuste e ha pagato. Alla fine questo gioco ha pagato. Adesso cerchiamo di mantenere la concentrazione anche per il secondo tempo. I tabellini del primo tempo per i Carpi: Meiri 1, così come Coppola e Carabulea, 6 reti per Kresnik Casa e 2 per Gabriele Sortino. Per il Romagna 1 per Amaroli, Ceroni e Sam e Rotaru. Sono 2 reti per Mazzanti e Lo Cicero, 4 reti per Di Domenico e 6 reti per Ivan Antic. Da Paracavina è tutto per il primo tempo di Romagna Carpi. Restate con noi, guardate i nostri amici sostenitori, i nostri sponsor in parole povere. Ci vediamo tra pochi minuti per il secondo tempo. We'll be right back.
bentornati in diretta dal Pala Cavina. Sono qua con Pierangelo Chiarini, uno dei dirigenti di punta della Romagna. Inizia il secondo tempo. Pierangelo, come deve affrontare questi primi minuti in Romagna? Sicuramente come ha iniziato la partita nel primo tempo, cioè determinazione, attenzione sulle situazioni, in modo che facciano, come hanno fatto nel primo tempo, le scelte giuste. Infatti anche al tiro non hanno sbagliato molto i ragazzi, quindi vuol dire che le cose stanno funzionando, vuol dire che il lavoro che fanno in palestra è buono e dà risultati. Attacca il Romagna, c'è il fallo. Ha alzato l'aggressività difensiva il Carpi, decisamente. Sicuramente col 18-11 per il Romagna, la squadra di Davide Serafini deve cercare quanto prima di aggredire il Romagna nell'azione d'attacco. Ora c'è anche già il passivo. Antic, Rotaru, beffa i Frey. Seconda rete personale di Alex Rotaru. 19-11 il punteggio. Melis, coach Melis chiama i suoi difensori chiedendo di alzare le braccia quando si avvicina la palla. Ora stacca il Carpi, casa al tiro, ci mette la mano a Lombes, protagonista assoluto del primo tempo. Ci ha messo la mano anche il muro che ha smorzato il tiro. Esattamente. Devo dire che... ora il fallo su Mazzanti. Non è solo Lombes che la sta lavorando bene, è tutta la linea difensiva che sta facendo una partita straordinaria dal mio punto di vista, vedendo soprattutto tutte le partite precedenti di questa stagione dove la difesa ha sempre faticato contro dei colossi in certe situazioni. Ma questa sera sta facendo la differenza ogni movimento del difensore e ovviamente del portiere. Ora attacca Rotaru, Mazzanti, Antic, un tiro, questa volta uno dei primi errori di Antic al tiro, alto un paio di metri sopra la traversa, 2 minuti e 40 giocati, il Romagna è davanti, 19-11 contro il Carpi. Ora Meiri, Coppola, casa, allarga per Sortino il tiro con Gabriele Sortino che segna la sua terza rete personale. È l'unico insieme a casa che sta facendo la differenza al tiro, Sortino, in una partita in cui Coppola non sta dando il solito contributo. Ricordiamo che nelle primissime posizioni della classifica dei cannonieri dell'intero campionato. Ora Rotaru prova a accelerare, Antic trova un varco, Mazzanti non se la sente, ora Rotaru viene fermato al momento del caricamento del braccio. Si sorridono e scherzano Rotaru e Casa, che si conoscono da una vita ora. Mazzanti, Rotaru, la palla non è perfetta per Antic che infatti la perde, c'è il fallo dei romagnoli. Casa già dall'altra parte, prova a accelerare, si alza, segna un'altra rete incredibile. Un po' passiva la difesa stavolta. Per pulizia di tiro e di movimento la difesa non è stata pronta, forse le abbiamo fatti troppi complimenti in precedenza, scusate la battuta, ma ora attacca la Rotaru con Claudio Lo Cicero di nuovo in campo dopo tanti mesi di assenza per un infortunio che pareva minimale, in realtà
molto fastidioso e lento nel recupero. Ora la sua verve darà sicuramente una mano in questo finale di campionato a Romagna. Meiri dall'altra parte non esce bene la difesa. Ora Sortino si mette in piedi. Adrian Lombes, ed è un'altra parata eccezionale. Dopo l'ottima prestazione di Redaelli contro il Conversano, ricordiamo nell'ultimo turno casalingo Romagna ha perso 20-22 contro i campioni d'Italia in carica, con un'ottima prestazione appunto del portiere. Questa sera è Adrian Lombes a fare i miracoli. Ora bel taglio di Albertini. Tommaso Albertini a segnare la sua prima rete, e il 20-13. Ora il tiro è stato colpito in volto Adrian Lombes. C'è chiaramente da capire l'entità intanto del colpo e evidentemente la volontarietà del colpo in faccia al portiere. Lombes non la prende particolarmente bene. Vediamo i giocatori in campo che stanno anche parlando con l'arbitro. Esce il dottore Pizzoli, anima storica, sempre a fianco del Romagna. La palla viene consegnata nelle mani proprio di Lombes, che prima notizia positiva può rimanere in campo. Ora vediamo che però c'è ancora un po' di confusione in campo tra gli arbitri e i giocatori. Sinceramente non è possibile capire cosa stia succedendo. Ora l'arbitro fischia e si può ripartire. In Romagna sul 20-13. Recupera la palla Ceccarini. E attacca ora il Carpi. Casa che aspetta. Serafini, ora casa dal centro, prova il tiro immediato e questa volta segna. Casa, presi. L'ottava rete personale. 20-14. 6 minuti e 50 sul cronometro. Attacca Rotaro. Mazzanti, Rotaro. Ora passaggio filtrante per Albertini, che non può andare al tiro, quindi si parte in mezzo, si butta a terra sul tiro di Rotaro. Coppola si butta evidentemente a terra nello scontro. Non c'è sinceramente, non ci sono gli estremi per il fallo in attacco. 21-14. Quindi attacca il Carpi con casa e Sam, vediamo i 2 minuti di esclusione. Mani un po' troppo alte, l'ha presa sul collo. La seconda esclusione per 2 minuti rifilata e Sam, a Mohamed e Sam. Questa può essere una notizia non molto positiva, lo è sicuramente. Uomo in meno e soprattutto Essam, che dovrà gestire negli ultimi 22 minuti e 30 della partita, dovrà evitare di farsi dare un'altra esclusione per non uscire dal match. Ora Beltrami è pronto dai 9 metri, superiorità numerica,
del Carpi, Coppola, il tiro. Ceccarini. Due minuti di esclusione a Ceccarini. Per il colpo al volto a Lombès, quindi Carpi in doppia inferiorità numerica. Chiedo scusa, ma probabilmente nell'azione precedente, quando me lo sono perso anche esatto, probabilmente è stato dato i due minuti anche nell'azione del primo atterramento di Lombès, perché mancano due giocatori al Carpi. 8 minuti giocati in questo secondo tempo. Romagna con l'uomo in meno, Carpi con 5, due uomini. Ok, ora c'è intanto il fallo di Ivan Antic, il gol di Ivan Antic che segna la rete. Ora vediamo intanto il commissario di campo, vediamo che stanno parlando con l'allenatore Davide Serafini. Ora l'arbitro si avvicina, prende il cartellino giallo a un dirigente accompagnatore del Carpi su segnalazione del commissario di campo. Ora, dopo l'ennesima sosta in questa partita, si riparte sul 22-14. E Romagna in un campionato in cui non è mai stato davanti con un margine così elevato, ora deve essere anche brava a gestirlo questo vantaggio, perché non è assolutamente semplice. Ora il tiro e la parata ancora di Adrian Lombès su Sebastian Carabulea. Attacchi Romagna. Ora c'è il fallo in attacco di Antic su Coppola. Bravo il difensore a prendersi il fallo. Ha fatto un buon movimento. Ora a casa, tiro incredibile, una botta clamorosa che Lombès, seppur in serata straordinaria, non riesce a vedere. Quindi 22-15 il punteggio. Ora va al tiro, si prende la responsabilità e fa benissimo Tommaso Albertini. 23-15. Bravissimo a sfruttare la distrazione di tutta la difesa di Chiari. Ora a casa viene fermato, vediamo la decisione arbitrale, il fallo, 9 metri per il Carpi. Fischio arbitrale, time out chiesto da Davide Serafini quando mancano pochi spiccioli al 10° minuto di gioco. 23 Romagna, 15 Carpi. Pierangelo, stiamo mantenendo il distacco che è maturato nel primo tempo, quindi vuol dire che ci siamo, continuiamo così bene. Poi oggi abbiamo un Lombès insuperabile, sta facendo veramente la differenza in questa partita. Una sfida nella sfida tra casa e Lombès, con 9 reti per il centrale carpigiano, nonostante la prestazione abnorme del portiere francese. Però la differenza fra Romagna e Carpi, dal mio punto di vista, è che Carpi vive molto sulle giocate di casa oggi. Romagna lo vedo con un gioco molto più organizzato e sono quindi, come dire, più
opportunità, se si riescono a creare più situazioni per mandare al tiro giocatori diversi, e quindi questo rende più difficile la difesa poi prendere le misure. 23-15, 10 minuti sul cronometro, 20 alla fine, può accadere di tutto. Ma il Romani è avanti di 8, ora difende sempre su casa, l'arbitro fischia rigore, 7 metri, 7 metri per... L'ha rischiata in faccia anche stavolta Lombos, però stavolta c'era il fallo del difensore sul tiratore, quindi certamente non è responsabilità di chi ha tirato. Entra in campo contro Alex Coppola dai 7 metri, entra in campo Martino Redelli per spezzare il ritmo del Carpi. Vediamo Coppola, il fischio, la finta, la traversa, il palo, più che traversa il palo. Martino Redelli rimane indenne, errore dai 7 metri per il Carpi. Una partita che ha visto due rigori per il Carpi, uno segnato, uno sbagliato, anzi tre rigori, e zero per il Romagna, che però conduce di 8, 11 giocati, antici in velocità, Rotaro gli scivola dalle mani, allora ancora Rotaro prova a alzarsi, Tondini, Rotaro, c'è il gioco, c'è il braccio del passivo, Antic, vediamo l'infrazione contro i Romani, ora casa, Antic in ripiegamento difensivo. In ripiegamento difensivo, chiaramente ora gli animi in campo si stanno un po' scaldando, perché il Carpi si ritrova con uno svantaggio notevole. E il Carpi questa partita poteva, cioè sta ancora significando molto, perché potrebbe recuperare sulla secchia in classifica. Intanto Lombè spara ancora su Coppola, perché la classifica al momento attuale vede Rubiera 11, Carpi e Campus Italia 9 e Romagna 4, e più avanti 15 Siracusa e 16 Fondi. Quindi il Carpi, andando a vincere oggi, avrebbe potuto raggiungere Rubiera, al di là della partita di Rubiera contro il Siracusa, sta giocando in contemporanea, quindi è una partita che il Carpi deve vincere, non è una partita inutile per loro. Il Romagna da parte sua a livello di classifica ha ben poco da chiedere, sta aspettando i play-out, e una vittoria in questo derby preparandosi ai play-out è molto, sarebbe molto molto importante. Ora intanto c'è il fallo su Mazzanti, c'è il braccio alzato, deve tirare Tondini, lo fa, la palla sfiora il palo alla sinistra di Efrey, quindi può ripartire il Carpi. 13 sul cronometro, la palla per Sortino che va al tiro e segna la quarta rete personale per il Carpi, 9 casa, 4 Sortino sulle 16 complessive. Ora attacca il Romagna con Mazzanti, cambia con Tondini, ora con Di Domenico che non ha lo spazio per andare a provare azione personale. Mazzanti manda fuori giri la difesa, va in fondo e segna un grande gol, Gregorio Mazzanti, una rete che abbiamo visto qua sulla cavina tantissime volte negli ultimi anni, ma che quest'anno aveva un po' faticato a entrare a livello, soprattutto fisico per i vari infortuni, a livello del campionato. Ma questa è una rete proprio con il marchio di Gregorio Mazzanti, che segna la sua terza rete. Para ancora Lombesso su casa, ma c'è il fallo di Mazzanti.
24-16, si avvia alla metà della ripresa. Il tiro di Coppola, la parata, questa sera si fa molta fatica a passare vicino all'Umbessi. Sicuramente una prestazione del genere in vista dei play-out è molto molto importante per i romani. Molto confortante, direi, sapere di avere un portiere che fa questo tipo di lavoro. Ora Mazzanti viene strattonato, Di Domenico prova la girella nel contrasto. Palla esce, quindi può ripartire il Carpi, che ora deve accelerare, gli devia la difesa con Sam Tondini. Casa, il tiro e ancora le mani di Adrian Lombes. Una prestazione da incorniciare. Gli applausi del pubblico di Imola. Strameritati. Di Domenico prova a accelerare sulla sinistra. Ora Mazzanti scambia con Antic, a finta di corpo. Mazzanti c'ha davanti Beltrami, che è un monumento. Ora Mazzanti, però ora non c'è più il ritmo nelle gambe. Allora Antic prova ad andare per Essam. Mohamed Essam, che segna libero totalmente dalla marcatura, se lo dimentica la difesa, andando a chiudere sui terzini. E Sam trova lo spazio e segna il più 9, 25-16. Ora il tempo comincia davvero a stringere, comincia davvero a stringere. Vediamo ora il fallo del Carpi in attacco, quindi può partire Romagna per la prima volta sicuramente in stagione. E Romagna gioca al possesso per il possesso del più 10. In una stagione cominciata male, proseguita un po' a stento. Ora in questo finale i ragazzi di coach Melis, Fabrizio Tassinari e Folli, il trio dello staff tecnico, devono cercare di giocare su questi livelli per poter puntare a una salvezza che qualche mese fa pareva impossibile. Il cuore del Romagna in questo finale, che ricordiamo i play-out si giocheranno, partiranno il 6 maggio, sabato 6 maggio, sicuramente in casa a questo punto, con la classifica a meno di scossoni clamorosi. Poi si giocherà in trasferta il 9 e 10 maggio l'eventuale gara 3. Ma ora è ancora presto per pensare ai play-out, ci sono ancora due partite e questa da finire. Mohamed Sam si scontra con Coppola, la palla esce, lo stesso Coppola, la palla è per Lala che segna. Sebastian Carabulea. 2 minuti allo Cicero. Riceve i 2 minuti Claudio Lo Cicero, quindi inferiorità numerica per la squadra di casa sul 25-17. Può ripartire da centrocampo. 18 minuti meno qualche spicciolo giocati, ne mancano 12 esatti adesso alla fine della partita e Romagna è sul più 8. Albertini, Tondini, Di Domenico e Sam scambiano tutti i giocatori di Romagna. Antic arriva fino in fondo, segna, ma l'arbitro fischia
un fallo dai 9 metri. Ora Anti, c'è il braccio del passivo, Mohamed e Sam in mezzo a tre, sono i 9 metri ancora, deve tirare, probabilmente deve fare il tiro immediato, è pronto Massanti, prova ad andare, c'è un altro fallo su Massanti, ora tirerà Antic dai 9 metri, il palleggio, la finta, c'è la spinta, il tiro sopra la traversa sul contrasto della difesa, 25-17, mancano 11 alla fine, attacca a casa, Sortino dall'ala, il tiro. Il palo. Allora vediamo l'arbitro che ferma il gioco. Diciannove e trenta ora, in Romagna in attacco con Rotaru. Tondini aspetta Massanti, Meidi lo attacca fino a tre quarti, allora Tondini, ora per Rotaru, chiede a gran voce il taglio del pivot, Tondini, il tiro è pulito ma è interpretato bene dal portiere. 10 minuti alla fine, difende sul più 8 i romani, ora Coppola, Meiri, Casa, il tiro immediato, la palla è fuori sull'intervento di Adrian Lombes. Casa, che è l'unico dei suoi a non essere mai sceso neanche a respirare, perché è fondamentale la sua presenza per il Carpi in questa partita. Ora Massanti. Hai appena detto, l'hanno cambiato adesso in difesa. In questo momento. Chiaramente salito, a smentire. Salito Monzani al suo posto. Ora c'è il palla larga, l'errore nel passaggio, Meiri, di nuovo Casa per l'attacco. Meiri, Casa sulla sinistra, più 8 Romagna, 8 minuti e 40 da giocare, a palla persa sul contrasto, chiaramente. Ora la difesa ha occhi attentissimi su Casa, occhi e braccia. Ora Meiri prova in elevazione, un gran tiro e una grandissima risposta di Adriano. Saracinesca questa sera. Ora Tondini, Massanti. Parlano i due, chiama lo schema Massanti, poi va su Rotaro, chiaramente ora il Romagna non deve avere fretta, non deve cercare tiri forzati, la palla sulla deviazione, c'è tempo fermo, rimane a terra Albertini nel contrasto. Vediamo un colpo alle parti basse. Alle parti basse per Albertini, speriamo che resta in campo Albertini. 22-10 sul cronometro, si gioca con il tempo, in Romagna deve farlo perché ha 8 gol di vantaggio. Antic gestisce l'attacco con Esham, Massanti, Rotaru. Antic prova con Massanti, Di Domenico. Prova la sua quinta rete, Martin Di Domenico. Dall'altra parte
c'è il tiro e la rete di Sortino. No, d'olio direi. È Enrico Dall'Olio, scusate, dall'ala. ...26-18... il punteggio. Il tiro di Ivan Antic, 27-18... Prova a accelerare i Carpi. Coppola, Meiri, casa ora. Coppola lascia il campo. Mancano 6:15. Prova con la fisicità di Samuele Serafini in Carpi a trovare altre vie per il tiro. Ora segna ancora casa. In campo intanto c'è Martino Redaelli. 19 Carpi, 27 Romagna. Quando ci si avvia? Al 25esimo minuto di gioco della ripresa. Ora Antic aspetta Essam, poi Rotaru, c'è il solito giro palla con Antic che prova a accelerare. Rotaru, Mazzanti si alza, poi c'è l'anticipo. Bravo, Rotaru compie un grandissimo gesto a recuperare la palla. Quarta rete per Alex Rotaru, 28-19. Ora sbaglia, è totalmente in confusione, abbastanza palese il Carpi. Meno di 5 minuti alla fine e Romagna sul più 9. Time out. Vediamo. No, c'è l'interruzione chiamata dal commissario di campo Fabian. 2 minuti. 2 minuti alla panchina. Sì. All'allenatore, sì, Davide, esatto. Serafini, direi. Sì, 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 è andato. Su indicazione diretta del commissario di campo. Quindi, a 4 minuti e 30 esatti dalla fine, il Carpi si trova a meno 9 e con l'uomo in meno. Situazione perfetta per il Romagna, che ora manda in attacco anche Chiarini, doppio pivot in questa occasione. C'è il tiro e c'è la rete di Mattia Zavagli. La giovane, giovanissima promessa, classe 2005, insieme a Tondini, due delle promesse che si stanno già facendo notare. Ora a casa, piuttosto sulle gambe in questo momento, chiaramente dopo una partita al centro dell'attacco. Ora un tiro sbagliato nettamente da Serafini. 29-19 con la rete di Zavagli a 4 minuti dalla fine, più 10 per il Romagna. Sembra un risultato più volte sentito nella scorsa stagione, quando la cavalcata vincente degli Arancio Blu portò in Serie A 1 la squadra guidata da Domenico Tassinari. Ora Essam segna la sua terza rete e segna il 30-19. A 3 minuti dalla fine. 3 minuti
poco meno alla fine. E Romagna difende ora su Casa che spara, sparacchia. Esce per la difesa. Ora chiaramente c'è dello sconforto, è anche abbastanza evidente tra i giocatori modenesi. Ora c'è il fallo su Rotaru, vediamo l'arbitro, 7 metri. Con Ivan Antic di fronte ad Aifrey, vediamo, tempo fermo, c'è da cambiare probabilmente ancora la palla. 2 minuti e 12 secondi alla fine. Antic, la rete del 31-19. Bandiera bianca ovviamente per il Carpi, che sbaglia anche il controllo. Ormai ha perso ogni contatto con la portiera. Non c'è più possibilità per il Carpi. Infatti anche l'allenatore allarga le braccia ormai sul 31-19, a 2 minuti e mezzo, a 1 minuto e mezzo dalla fine. Davvero è finita la partita, c'è solo, è solo questione di arrotondare il referto per uno o per l'altro giocatore. Anche Gollini in attacco insieme a Chiarini, due monumenti della difesa del Romagna. Ora palla ancora attacca il tiro di Ivan Anti che va in doppia cifra e segna il 32-19. Ora il pallonetto, vediamo, 7 metri sul fallo ai danni di Dall'Oglio. 30 secondi, poco più, 35 secondi alla fine. Redaelli contro Serafini, c'è la rete di Serafini. Serafini. 15 secondi alla fine, 32-20, ultimo possesso. Vediamo se Romagna, a quanto pare Ivan Antic non ha intenzione di infierire. Finisce qua con il saluto tra le due squadre. Torna a vincere il Romagna, lo fa in casa contro una diretta concorrente per la salvezza. Un toccasana per il morale della squadra di coach Melis, un toccasana per tutto l'ambiente, una vittoria netta. È molto molto importante, ripetiamo. Intanto Pierangelo, se vuoi fare un commento su questo finale, su questa ripresa. Come hai detto tu, una vittoria netta e non me lo aspettavo in queste proporzioni, devo essere sincero. Mi aspettavo una partita molto più combattuta, invece i nostri ragazzi sono stati molto 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 bravi. Hanno tenuto sempre in mano il pallino della partita. E tolto qualche errore che ci sta nel corso del match, hanno condotto sempre con grande, grande attenzione, grande, una bella personalità, ecco. Secondo me è una bella iniezione di fiducia in vista dei playout. Gli applausi del Palacavina, gli applausi convinti, e questa volta non c'è solo da applaudire. Non c'è da applaudire solo le intenzioni dei ragazzi, ma c'è da applaudire una vittoria importante, molto molto netta è questa. È una bella soddisfazione per gli Arancio Blu, che vanno ora a prendersi l'applauso dei tifosi
a bordo campo, sentiamo l'urlo. E Romagna che torna a vincere, seconda vittoria stagionale per la squadra romagnola. Vediamo ai tabellini finali con Meiri una rete, una anche per Serafini, due per Sebastian Carabulea, 10 per Kresnik Casa, uno a testa per Coppola e Dall'Oglio, 4 reti per Sortino per quanto riguarda il Carpi. Per il Romagna una rete a testa per Zavagli, Ceroni e Amaroli, 2 reti per Albertini, 3 reti a testa per Massanti ed Essam, 2 anche per Claudio Lo Cicero, 4 le reti di Alex Rotaru, 5 di Martin Di Domenico e in ultimo, ma non ultimo assolutamente, Ivan Antic con le sue 10 reti. Ringrazio Pierangelo Chiarini per il bel commento a questa partita. Grazie a voi e buonasera a tutti. Ringrazio anche Andy DJ per la splendida regia, Gabriele Dall'Aglio, il fido Gabriele Dall'Aglio, operatore video. Da Carlone Dall'Aglio, la Carlone Magno Production, è davvero tutto. La prossima partita casalinga sarà il 15 aprile contro Pressano. Nel frattempo il Romagna avrà già giocato a Siracusa il 1 aprile. Dalla Palacavina sul punteggio di 32-20 per il Romagna è davvero tutto. Alla prossima partita.